Carissimi, oggi 11 aprile 2023 ricorre il 60° anniversario della pubblicazione dell'enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII. È un anniversario importante da ricordare, non solo per la rilevanza dell'enciclica nell'orizzonte della dottrina sociale della Chiesa, ma anche per l'attualità e la profezia di questo documento che vede la luce in un periodo storico molto simile a quello che noi stiamo vivendo. Di lì ad alcuni mesi Papa Giovanni XXIII sarebbe morto, ma non rinuncia a dire la sua parola così come l'aveva detta il 25 ottobre precedente, in occasione della crisi di Cuba che rischiava di far scoppiare una terza guerra mondiale. Papa Giovanni XXIII, in questa enciclica possiamo dire, segna il passo del pensiero sociale della Chiesa che già con Papa Benedetto XV aveva avuto una luce, era cominciata, possiamo dire, una fase nuova nel pensiero della Chiesa che non si limitava più semplicemente a parlare di guerra giusta, ma affermava il grande dono della pace. Papa Giovanni, si rivolge non solo alla Chiesa, ai suoi pastori, ma a tutti gli uomini e donne di buona volontà. E questa è una prima grande novità. La pace non si può raggiungere solo con l'impegno di qualcuno, ma interpellando tutti gli uomini e donne di buona volontà, come dice l'inno che noi ascoltiamo nel Vangelo secondo Luca, l'inno degli angeli ai pastori. Gli uomini e donne di buona volontà raccolsero in verità questo invito profetico del Papa e cominciò una nuova collaborazione che vide delle grandi aperture al di là dei paesi occidentali, quelli che appartenevano alla NATO, e l'enciclica fu accolta favorevolmente anche in Unione Sovietica. Quali sono i punti principali dell'enciclica? Mi preme rimandarne soprattutto tre. Il primo è il riferimento al rapporto fra diritti e doveri. 15 anni prima, nel 1948, c'era stata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Papa Giovanni torna a parlare di diritti, ma mette in evidenza la loro reciprocità con i doveri e dice che la pace è possibile solo lì dove c'è reciprocità fra diritti e doveri. È giusto richiamare dei diritti personali, dei diritti dei popoli, ma è importante che ogni popolo e ogni persona faccia la sua parte nel mettere in atto dei doveri. La seconda sottolineatura è quella in cui egli parla di ordine. L'espressione di pace come tranquillitas ordinis fa parte del patrimonio del pensiero della Chiesa. È un ordine che è iscritto nell'ordine voluto da Dio nel suo progetto. La Shalom, che è la somma di tutti i beni, non è altro che un ordine che si viene a creare al cui centro c'è l'uomo. Papa Giovanni lo dice con il linguaggio della filosofia tomista, della filosofia personalista. E in quest'ordine è importante che ci siano questi quattro pilastri. Ci sia anzitutto la reciprocità fra i diritti e i doveri nel pilastro della verità, riconoscere l'importanza delle minoranze, riconoscere l'importanza, ecco, di ogni etnia. L'aspetto poi della giustizia, che permette di andare davvero incontro ad ogni popolo. E nei rapporti tra comunità politiche, dice Papa Giovanni, non è lecito sviluppare se stesso comprimendo ed opprimendo le altre. Sembrano davvero attuali queste parole. Non si può affermare se stessi comprimendo i diritti di un altro popolo che evidentemente ha anche il dovere di autodeterminarsi per svilupparsi. E cita la famosa frase di Sant'Agostino che poi riprenderà anche Papa Benedetto XVI nella Deus Caritas Est: abbandonata la giustizia, a che si riducono i regni se non a grandi latrocini? E in questo contesto, sempre della reciprocità fra diritti e doveri, oltre verità e giustizia, abbiamo il pilastro della solidarietà. Il pilastro della solidarietà, dice Papa Giovanni XXIII, è quello che permette
a tutti i popoli di sentirsi solidari dal punto di vista economico e politico con i paesi che stanno riacquistando la libertà, che si stanno sviluppando. E qui inserisce le espressioni più forti sul disarmo. Anch'esse oggi andrebbero riprese, poi sono state naturalmente sviluppate dai pontefici, soprattutto nei messaggi annuali per la Giornata Mondiale della Pace. C'è la famosa frase di Giovanni XXIII che suona meglio nell'espressione latina, quando dice che alienum est a ratione, cioè è una follia oggi, nel tempo in cui l'umanità si gloria della forza atomica, voler comporre i dissidi con la guerra, perché inevitabilmente si andrebbe ad una guerra atomica. E Papa Giovanni ribadisce l'importanza di non andare avanti con una strategia della deterrenza delle armi o con un equilibrio. Tutti hanno il dovere di mettere in atto un disarmo integrale. E infine il pilastro al quale richiama sempre appunto nella reciprocità di diritti e doveri è quello della libertà. L'autodeterminazione di un popolo va rispettato e ogni popolo in questo processo ha anche il dovere di rispettare gli altri popoli. Ecco, possiamo dire che questa è allo stesso tempo la cornice nella quale si iscrive ogni discorso sulla pace, fondata su una visione razionale. Egli non rimanda tanto a dei testi biblici che potrebbero essere connotati come una fonte solo per i cristiani del suo pensiero sulla pace, rimanda alla ragione, rimanda alla ragionevolezza. È la cornice del tema della pace, ma è allo stesso tempo il fondamento, perché alla base di tutto c'è la persona, una visione della persona nella quale appunto diritti e doveri riguardano sia i rapporti interpersonali sia i rapporti tra comunità politiche. È il momento questo in cui rileggere la Pacem in Terris, rileggere tutto quello che vuole dire soprattutto a livello internazionale per dare forza alle istituzioni di pace che intanto sono nate e hanno bisogno ancora di slancio. E il momento di rileggere questa pace, questa enciclica, e rileggere tutto quello che la Chiesa poi continua a dire con grande forza e grande profezia per scongiurare la guerra e per costruire la pace.